Il libro che stiamo per raccontare si intitola Un'altra vita. Al di là dei bla bla sui braccianti africani, l'editore è Fusta, un editore di Saluzzo in provincia di Cuneo, e quello che noi andiamo a raccontare è un romanzo documentario. Andrea Fenoglio è l'autore di questo romanzo documentario. Buonasera Andrea Fenoglio. Buonasera. Grazie per essere insieme con noi qui nel Posto delle Parole. Leggo nel risvolto di copertina che Andrea Fenoglio è documentarista, ha al suo attivo diversi progetti culturali multidisciplinari. In questi anni ha raccontato Nuto Revelli e la memoria contadina, le origini dell'artista svizzero Alberto Giacometti, e nel lavoro dal titolo La terra che connette, storie di braccianti africani nelle campagne del Cuneese. Tra le sue opere L'isola deserta dei carbonai, Il popolo che manca e Su campi avversi hanno conseguito diversi riconoscimenti nei festival del documentario italiano. Un'altra vita è il suo primo libro. Cosa fa un documentarista, Andrea Fenoglio? Il documentarista prima di tutto raccoglie testimonianze, su tematiche ovviamente disparate, e parte da un punto di vista non tanto della conoscenza, ecco, non tanto quella dello studioso, quindi della conoscenza, ma piuttosto dal punto di vista dell'ignoranza, ossia ignorare una tematica e andare a cercare di andare a scoprirla insieme a dei testimoni. Quindi la prima cosa, il primo atto del documentarista è il fatto di trovare testimoni e anche intermediari per arrivare ai testimoni. E questo libro, Un'altra vita, di Andrea Fenoglio, se vogliamo, sì, spero di non sbagliarmi, è un po' la prosecuzione del lavoro documentaristico La terra che connette. Sì, è l'ultimo atto di quel progetto sui braccianti africani a Saluzzo, e arrivo appunto dopo una serie web e un documentario, arrivo a questo libro che mi ha richiesto appunto l'editore Fusta di Saluzzo, e al quale mi sono messo a lavorare con molto interesse, partendo appunto da due testimonianze di braccianti africani conosciuti negli ultimi due anni nel saluzzese. Però per raccontare questo libro, Andrea, sì, Fenoglio, proprio perché è documentarista, ci fa fare un passo indietro, e nelle prime pagine di questo libro già comprendiamo che se oggi ci sono gli africani a raccogliere la frutta, un tempo c'erano i pugliesi. E un tempo ancora più lontano, c'erano i montanari. Ecco, sì. Questo per spiegare che da sempre c'è stato bisogno di avere manovalanza che arrivasse da fuori, e quindi non c'è nulla da stupirsi. E questo documentario, questo romanzo documentario ce lo fa toccare con mano, con esperienza e soprattutto con dati storici. Sì, è un dato storico che dall'inizio dell'agricoltura industriale, quindi si parla dagli anni 20-30 del Novecento, la raccolta della frutta, cioè da quando nasce il comparto frutticolo saluzzese, la raccolta della frutta viene fatta sostanzialmente dagli ultimi, ecco, da chi ha più bisogno. Questi ultimi negli anni sono cambiati e continuano a cambiare, no? Partono appunto i primi, i valligiani, dopodiché arrivano i pugliesi negli anni 70, negli anni 90 iniziano i migranti, soprattutto magrebini, rumeni, albanesi. E dopodiché questo è dei braccianti africani subsahariani, un po' l'ultimo atto, ecco, no? Al momento di questo ricambio di manovalanza.
in quel primo capitolo appunto faccio insomma spiego ecco questa storia di ricambi negli anni. Gli unici che un po' si scostano da questo quadro sono gli studenti me compreso, ecco, non sono una categoria proprio degli ultimi, sono gli unici forse contenti ad andare a raccogliere la frutta per potersi concedere una vacanza o un motorino, ecco, no? Ma questo succedeva soprattutto fino agli anni 90, ecco, quello è un fenomeno un po' sopito, ecco. E a proposito di mezzi di locomozione, Andrea Fenoglio ha parlato di motorino, ma qui il motorino non c'è, perché anche nell'immagine di copertina di questo romanzo Un'altra vita vediamo che quest'uomo è sulla bicicletta. I mezzi di locomozione sono importantissimi e sono soprattutto le biciclette. Credo che una documentazione fotografica dedicata all'utilizzo delle biciclette da parte dei braccianti africani credo che sia una cosa straordinaria da realizzare. Sì, diciamo è l'immagine principale che chiunque abiti sul territorio ha per prima, ecco, no? Anche se non si conosce niente del fenomeno, quell'immagine lì la si ha percorrendo le strade di uomini, soprattutto con la giacchetta a catari frangenti, di uomini che a cui capita a volte di fare anche 20 chilometri per andare a lavorare, perché il problema è proprio quello che, diciamo, che funziona non ancora bene la dislocazione dell'accoglienza dei braccianti. Non ne abbiamo ancora parlato, ma appunto il libro parla di due uomini incontrati all'interno del PAS di Saluzzo, che per chi non lo sapesse è la caserma restaurata per la prima accoglienza degli stagionali che vengono a lavorare appunto nel Saluzzese. Siccome noi in questa trasmissione non amiamo per niente le sigle, il PAS, anche perché spesse volte nelle sigle non riusciamo a comprendere esattamente che cosa significa il PAS, la sigla PAS sta per prima accoglienza stagionali. Esatto. Ora a Saluzzo in provincia di Cuneo questo PAS che ci ha già dato, di cui ci ha parlato poco fa Andrea Fenoglio, è verso la periferia una vecchia caserma che è stata riattata. E qui comincia il romanzo, perché Andrea Fenoglio incontra Rosanna, la moglie di un amico di scuola, e si avviano verso questo pass. Però prima di entrare in questo pass c'è un viale, ecco, e questo viale, la prima volta che l'ho visto, è stata una cosa veramente molto bella, che potrebbe essere anche un'idea commerciale, no? È un piccolo mercato, perché c'è di tutto in quel viale che porta al pass, prima del cancello. E lei, entrando in questo posto, che cosa ha visto, Andrea Fenoglio? Ma il pass un'accoglienza istituzionale, no? Tutte le accoglienze istituzionali hanno poi attorno ai campi istituzionali nasce sempre, diciamo, il campo non istituzionale, che poi ogni anno, nel caso di Saluzzo, ha poi delle storie differenti, no? Per esempio quest'anno si sono costruite delle tende ulteriori fuori dal pass, perché ci sono sempre più persone di quelle che può contenere il pass in questo caso. Due anni fa, che è l'anno che viene descritto principalmente dal romanzo, chi è restato fuori dal pass dopo un po' di settimane ha deciso di occupare un capannone commerciale, no? Un capannone commerciale in cui sono andate ad abitare tra le 200 e le 300 persone, che poi tra l'altro hanno per lo più hanno poi trovato anche lavoro, no? Quindi sono persone che poi trovano il lavoro, no? Non sono persone che vengono solo ad abitare sul territorio, ma poi
sono persone che, di cui poi effettivamente la frutticoltura ha spesso bisogno. E quindi quello che trovi attorno a un campo istituzionale è spesso un altro accampamento, in questo caso un altro accampamento fatto anche di negozi, ecco, di negozi che vendono ricambi per biciclette, per esempio, o che vendono ricambi per smartphone e telefonini. Ecco, quello incontri davanti, quello ho incontrato davanti al pass. E a proposito di incontri, due ragazzi, Lassé e Casimir. Lassé arriva dal Mali e Casimir invece arriva dalla Costa d'Avorio. Due storie molto diverse che si trovano, come tante altre, al Pass di Saluzzo. E qui comincia la narrazione di questo romanzo documentarista. Questi due ragazzi chi sono? Ma sono due esperienze diametralmente opposte, direi, perché una è l'esperienza di Casimir, è un'esperienza di una integrazione che ha funzionato. Casimir è arrivato presso la Tavola Valdese in Valpellice, è riuscito a fare un percorso che gli ha restituito dignità e che gli ha concesso di trovare lavoro. Infatti nel caso del romanzo lui appunto lo incontro perché è all'interno del PAS non come ospite ma come intermediario per la CGIL. Quindi lui dopo un anno di arrivo in Italia è riuscito, no, a entrare nel mondo del lavoro. Adesso poi lavora tra l'altro come operaio in una ditta di acque minerali. Dall'altra parte invece c'è Lassé, che Lassé ha una storia diametralmente opposta, perché lui è entrato in Italia dopo un'accoglienza fatta in una cooperativa in Sicilia, ha iniziato un giro dei punti di raccolta a livello italiano, no? Quindi principalmente pensiamo a Rosarno, pensiamo a Foggia e poi anche Saluzzo. In questo giro di ghetti non è ancora riuscito a uscirne completamente, ecco, no? A Saluzzo ha trovato una situazione migliore e in questo momento sta cercando di costruirsi una vita differente di quella a cui era costretto, no? Cioè la vita del ghetto vuol dire in sostanza l'impossibilità di entrare a far parte della società da cui sei ospitato. Andrea Fenoglio, questo romanzo che si sviluppa per circa 180 pagine racconta di questa storia in sostanza piena di speranza, perché questi ragazzi qua pedalano su queste bici e pedalando vanno incontro a una sola parola: speranza di trovare un lavoro, una sistemazione, di avere una dignità al di là. Ecco, il sottotitolo di questo romanzo documentarista è Al di là dei bla bla sui braccianti africani. Quanto questo libro ha portato e porta la realtà proprio al di là di tutti quanti i bla bla che ci possiamo raccontare? Sì, il tentativo è proprio quello di scavare, no? un tema che è ancora tabù, un tema tabù perché viene utilizzato politicamente e quindi non viene mai veramente affrontato, ecco. Non se ne parla, non se ne riesce a parlare tranquillamente a pranzo o a cena, ecco, per dirla in parole povere. Il tentativo è quello di far vedere quello che c'è, no? Quello che c'è di invisibile, no? Quello che c'è dietro
all'uomo che pedala per strada, quello che c'è dietro agli uomini che vengono ospitati al PAS o negli altri campi dislocati sul territorio, e il tentativo è proprio quello di parlare anche, no, di quello che ci lega alle loro esperienze, no? Perché la nostra società è legata alle loro esperienze, e quindi è un ragionamento anche in questo caso su me stesso e sulla società nella quale vivo. Insomma, all'interno del libro ho cercato di mettermi in gioco anch'io e di mettermi in relazione con le loro storie. Andrea Fenoglio, mi interessa sapere quale risposta c'è stata da parte delle istituzioni? Ma al momento, insomma, devo dire, non c'è stata una risposta che potrei potrei descrivere in qualche maniera. C'è stata più che altro una risposta a livello territoriale, a livello di persone interessate, molto, molto forte nelle due presentazioni che ci è capitato di fare. La presentazione a Saluzzo e poi a Pinerolo la libreria Volare di Marco Vola. Esatto. E a proposito di presentazione, giovedì 16 gennaio alle 18 ci sarà la prossima presentazione di questo libro, Un'altra vita, di Andrea Fenoglio, Fust editore, alla libreria dell'Acciuga a Cuneo. E Andrea Fenoglio sarà insieme con Maurizio Pagliassotti. Maurizio Pagliassotti ha raccontato un'altra storia che in un certo qual modo attraversa anche un'altra vita. Ancora 12 chilometri, da una parte sono i migranti in fuga sulla rotta alpina e dall'altra sono i migranti che pedalano in cerca di un lavoro nel saluzzese. Andrea Fenoglio, dopo questo libro su che cosa sta lavorando come documentario? Ma in questo momento sto cercando di esportare un lavoro che avevo fatto proprio nel Cuneese su Nuto Revelli, di riuscire a in qualche maniera in parole povere a unire quella memoria della tradizione a una memoria invece che abbiamo chiamato del futuro. Cioè, stiamo cercando di costruire un progetto che leghi la tradizione all'innovazione di oggi. In qualche maniera il nostro punto di vista vuole essere quello di descrivere la necessità dell'uomo di ritornare a un contatto con la natura, no? Noi vediamo nell'innovazione quella strada che in qualche maniera la lega alla tradizione, ossia, così come i testimoni di Nuto Revelli, i contadini della provincia di Cuneo erano costretti a un rapporto molto stretto con la natura, chi fa innovazione oggi da un punto di vista completamente diverso è di nuovo costretto ad avere a che fare con la natura, con il discorso sulla sostenibilità, eccetera, eccetera. È di nuovo costretto ad avere a che fare con questo legame stretto. Ecco, stiamo cercando di mettere in piedi un progetto però a livello nazionale che parli di tradizione e innovazione allo stesso tempo. Prima di salutarci, Andrea Fenoglio, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Ma è l'ultimo libro di Amitav Ghosh, che è L'isola dei fucili. Edito da Neri Pozza. L'isola dei fucili, Amitav Ghosh. E tra l'altro questo libro, o comunque la scrittura di Amitav Ghosh, per certi aspetti Andrea Fenoglio ha un rapporto anche con quello che racconta lei. Ma sì, diciamo che Amitav Ghosh, adesso non vorrei mettermi in relazione con
uno dei migliori scrittori contemporanei, penso. Però perché quando Amital Ghosh racconta che il profitto della guerra e la natura che non sembra più lasciare vie di scampo, no? al di là di tutto, ecco, la parola profitto c'è anche in questa nel lavoro che lei ha fatto, e non solo il profitto. Diciamo c'è una parte del romanzo che ho costruito è legata al tema ecologico, ecco, che è un tema di fondo, di sicuro è il tema di fondo dei romanzi di Ghosh, no? E lì si torna al rapporto uomo-natura, quello di sicuro, ecco. Poi dopodiché ho solo da imparare a... Ricordiamo che il libro di Amitav Ghosh, L'isola dei fucili, lo racconteremo prossimamente grazie a una delle traduttrici, Anna Nadotti e Norma Ingobetti, perché è un libro sicuramente da raccontare, perché è un libro che guarda veramente a quello che è lo sviluppo del mondo attraverso la forma romanzo, come anche la forma romanzo di Un'altra vita, il libro di Andrea Fenoglio, ma che sanno guardare attraverso la filigrana e sanno cambiare anche il nostro sguardo. Se mi posso permettere, prego. Diciamo che il discorso è forse quello di riuscire un po' a uscire da un punto di vista esclusivamente che mette l'uomo sempre al centro di tutto, ecco, no? E questo poi era anche il tema della grande cecità di che è un altro libro di Ghosh, che non è un romanzo ma è un saggio, no? Il grande tema del cambiamento climatico e del non riuscire a porvi rimedio, no? Sta proprio lì forse, no? Forse l'uomo non riesce a concentrarsi su quello perché non riesce a vedersi in un'altra maniera che non sia il fatto di sempre essere al centro di tutto, ecco. Magari questa visione, uscire da questa visione antropocentrica ci può aiutare per inventare anche altre narrazioni, ecco. In quel libro proprio Ghosh esorta un altro tipo di narrazione. La grande cecità. Sicuramente nel mio piccolo sicuramente provo ad andare su quella strada anch'io. E dicevo, la grande cecità e il cambiamento climatico è l'impensabile, ed è un libro la cui lettura è necessaria, perché sotto la parola impensabile scopriamo veramente quello che il futuro può riservarci e quanto noi possiamo essere veramente ciechi. Andrea Fenoglio, grazie davvero per il tempo che ci ha dedicato. Un'altra vita, al di là dei bla bla sui braccianti africani, Fusta Editore. L'appuntamento con la prossima presentazione giovedì 16 gennaio alle ore 18 alla Libreria dell'Acciuga a Cuneo. Grazie, buona serata Andrea Fenoglio. Grazie, buonasera.